Lotta a povertà e spreco, raccolti 300.000 pasti per le famiglie in difficoltà. Nel cassonetto un tesoro che vale 6,5 miliardi. Francia, Giappone e Canada, i paesi dove si mangia meglio. Obiettivo raggiunto, l'iniziativa di Coca-Cola HBC Italia, Autogrill e Banco Alimentare per il sostegno alle famiglie in difficoltà e la lotta agli sprechi ha centrato il suo obiettivo, 300.000 pasti da donare a chi ne ha più bisogno. Nel mese di novembre insieme ad Autogrill abbiamo presentato negli oltre 400 punti vendita di Acaffè sull'intero territorio nazionale la possibilità, acquistando un menù perfetto, di contribuire alla raccolta fondi che consentisse a Banco Alimentare di fornire pasti alle fasce della popolazione più sensibile. Il progetto è riuscito bene, abbiamo raggiunto l'obiettivo di 300.000 pasti raccolti, l'equivalente di 150.000 chili di cibo che Banco Alimentare ha potuto donare alle famiglie più indigenti. Un'iniziativa che unisce il sostegno alla comunità con la lotta allo spreco alimentare. Come azienda siamo attenti a evitare qualsiasi forma di spreco, spreco energetico, ma spreco di risorse idriche, spreco di materie prime in assoluto. Per noi è un obiettivo primario e perfettamente in linea quindi con le strategie dell'azienda. In questa particolare occasione abbiamo aiutato a ridurre gli sprechi alimentari e siamo molto orgogliosi come azienda di averlo fatto. Carta, vetro, metalli, plastica, frazione umida. I rifiuti, se correttamente raccolti e selezionati, permettono oggi un risparmio di 6 miliardi e mezzo sulle importazioni di materie prime dall'estero. Sono i numeri del Bass Annual Report 2016. Francia al top, seguita da Giappone e Canada. Sono i tre paesi dove si mangia meglio. Non per il semplice gusto, ma perché sono risultati i più virtuosi nel produrre, distribuire e consumare il cibo, tra i 25 paesi analizzati dal Food Sustainability Index. Risposta positiva della filiera delle rinnovabili alle procedure d'asta del GSE. Su 1000 MW messi a bando per il comparto delle fonti rinnovabili elettriche, il GSE ha ricevuto 100 domande per oltre 2083 MW. Più del doppio della potenza disponibile.